Ciao a tutti ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Allora, oggi come ogni venerdì torna l'angolo pronostici, l'angolo pronostici di The Man of the Sport, una puntata ridotta a causa della praticamente sospensione di tutta la giornata della Ligue 1, campionato francese fermo per questa vicenda del jet gialli, quindi proseguiamo comunque con l'angolo pronostici, partiamo dalla Serie A questa giornata e la Ligue 1, diciamo, la lasciamo stare perché giocano veramente solamente 2-3 partite, quindi non vale veramente la pena. Quindi partiamo con la Serie A e con il big match di questa sera, Juventus-Inter. Io vi ricordo che uscirà uno speciale di Juventus-Inter alle 12, proprio dopo questo video qui. Quindi se avete voglia di vederlo, guardatelo perché è veramente molto molto bello. Allora, partiamo Juventus-Inter, io ho messo uno più gol. Secondo me vincerà la Juve, però sarà una partita veramente combattuta. Per un risultato secco io direi 2-1 Juventus. Partiamo con le altre partite. Allora, Napoli-Frosinone multigol 2-5, questa partita giocherà sabato alle 15. Poi ci sarà alle 18 Cagliari-Roma X2 e alle ore 20:30 invece Lazio-Sampdoria gol. Andiamo con le partite di domenica invece Sassuolo-Fiorentina 1x e Empoli-Bologna 1. Parma-Chievo 1, Udinese-Atalanta X, Genova-Spal 1, Milan-Torino 1 più gol, perché sarà il posticipo di questa giornata di Serie A, secondo me sarà veramente molto molto bello e anche interessante. E secondo me un punteggio finale di Milan-Torino sarà 3-2 per il Milan. Andiamo invece con il turno di Serie B. Serie B che parte, beh, questa sera, come sempre, e si concluderà invece lunedì con il posticipo, con il classico posticipo del lunedì. Questa sera il match del venerdì sarà tra Pescara e Carpi, 1. Proseguiamo con questo anticipo, diciamo, inedito del sabato a Padova, Padova-Palermo, una partita veramente molto molto interessante, un testa a coda possiamo definirlo. Però ragazzi, secondo me, io mi fido del mio Padova e secondo me, io vi dico, secondo me il Padova non perderà contro il Palermo, quindi 1x, Lecce-Perugia 1x, Spezia-Cosenza X, Venezia-Ascoli X2, Cremonese, queste sono le partite di sabato, andiamo alle partite di domenica invece, Cremonese-Cedella X2, Livorno-Foggia X2, Benevento-Verona 1. Posticipo del lunedì, Salernitana-Brescia 1x. Quindi concludiamo con questa, diciamo, con la Serie A e la Serie B, col calcio, diciamo, italiano. Andiamo ai campionati esteri. Non ci sarà la Ligue 1, ma partiamo comunque con la Bundesliga. Bundesliga che avrete un turno forse favorevole alla rimonta di Borussia Mönchengladbach e di Bayern Monaco e anche del recupero dell'Lipsia, perché hanno tre partite abbastanza alla portata, mentre il Borussia Dortmund capolista ha una partita veramente molto molto complicata contro lo Schalke 04. E andiamo al turno, si aprirà questa sera con Werder Bremen-Dusseldorf, io vi consiglio uno in questa partita, poi sabato Bayern Monaco contro Norimberga 1 più over, io anche 2,5 direi. Friburgo-Lipsia X2, Schalke 04 Borussia Dortmund X2 e invece domenica Borussia Mönchengladbach-Stoccarda 1. Un turno, come ho detto, favorevole secondo me la rimonta delle inseguitrici. Ricordiamo che il Bayern ha 9 punti da recuperare al Borussia Dortmund capolista. Andiamo in Inghilterra, turno ragazzi, che turno in Inghilterra, ci saranno un sacco di reaction, io ve lo dico perché è veramente una delle partite veramente clamorose. Allora partiamo con quella del sabato, ore 13:30, Bournemouth-Liverpool 2, però è una partita che secondo me è molto molto interessante, e Arsenal-Huddersfield Town 1. Manchester United-Fulham ragazzi, José Mourinho contro Claudio Ranieri. X, secondo me, lo United non vincerà contro il Fulham. X, segnatevela questa. Chelsea-Manchester City, X2, è partita veramente molto molto importante. Sarri non può perderla assolutamente perché sennò andrebbe anche in crisi il suo Chelsea perché perderebbe la terza partita nelle ultime quattro. E il big match di questa giornata di Premier,
Ore 18:30, sabato, Chelsea-Manchester City, partita veramente di lusso, di cartello. E poi alla sera Leicester contro Tottenham. Io qua giocherei 1x perché il Tottenham giocherà con il turnover quasi sicuramente, perché dovrà andare a fare l'impresa a Barcellona martedì. E quindi dopo questo turno di Premier, che si conclude quindi con Leicester Tottenham, partite di Premier anche domenica e anche lunedì con il Monday Night. Andiamo invece in Spagna, turno sicuramente favorevole e anche qua, secondo me, al recupero, ma il campionato spagnolo, come già detto lunedì scorso, è molto molto aperto. Allora, parte questa sera con Leganés Getafe. Partita indecisa, io non giocherei nulla, però se volete una quota così, io dividerei il primo gol Leganés. In casa è una squadra veramente molto molto affidabile. Atletico Madrid Alaves 1, partita secondo me il big match di questo turno di Liga. Atletico Madrid Alaves, partita da alta classifica. Valencia contro Siviglia 1x, Valencia che è a metà classifica, però è in ripresa. Espanyol Barcellona 2 più over, secondo me, e poi Huesca Real Madrid multigol 2-5. Allora, ragazzi, per questo video dell'angolo pronostici è tutto. Io vi ringrazio per l'attenzione. Io vi ricordo martedì, puntata speciale dell'angolo pronostici speciale Champions League. Come sempre, sarà l'ultimo speciale Champions League della fase gironi. E poi ci andremo a fare anche altri comunque angoli pronostici riguardo gli ottavi e così via. Io vi ringrazio per l'attenzione, lasciate un like al video, iscrivetevi al canale e seguitemi su Facebook e Instagram. Ciao a tutti ragazzi!